e ci abbiamo studiato dal primo che è il sindaco al secondo che è il vice sindaco. Io e Minafra abbiamo messo in pratica quello che la volontà politica era. Qui Sky TG24 non è un emittente locale, cioè sono venuti a vedere se era vero Rai 3 e tutti gli altri. Il problema di fondo è che noi l'abbiamo voluto affrontare. Ci siamo seduti, abbiamo convocato tutte le ditte che esistevano in provincia di Palermo e gli abbiamo detto: la facciamo una raccolta differenziata, le condizioni sono queste. Il tavolo è stato quasi subito rimasto vuoto, sono rimasti in due e poi è rimasta una ditta sola. E gli abbiamo fatto un affidamento per 2 mesi, gli abbiamo detto: il servizio lo facciamo così. Abbiamo preso 15 attività che poi erano 25. Inizialmente gli abbiamo detto: volete fare la prossima sede in mezzo ai rifiuti? Qua la volontà politica c'è. Ti abbiamo dato per un periodo di salti gratis. Li ho selezionati io personalmente le attività, perché logicamente c'è chi ci ha detto non ci avete chiamato, perché ho creduto nel rapporto umano. Il paese è rimasto pulito. Certo, ci può essere una minoranza che butta il sacchetto per terra, però vi assicuro che io esco a tutte le ore, faccio le foto e le strade sono pulite. Ora, tornando al discorso della differenziata, non è che il dato è il 9%, il segnale è importante, che noi abbiamo fatto una raccolta facile. Ci sono 150 famiglie, tra cui io dico per scherzare, sono degli infiltrati di capaci che sentono il bisogno di buttare bottiglie di plastica e non me la sento di controllarle, che ci portano anche le loro bottiglie di plastica. Le campane, sì, non sono il massimo. La gente arriva la mattina a letto e fa plastica, vetro, umido, che ci sono 3 contenitori, e poi ti mette pure il sacco dell'indifferenziato. I risultati l'hanno fatti da soli. Noi segreti non ne abbiamo per un motivo solo, che la pagina Facebook parla chiaro. Io mi faccio il giro di tutti i comuni della Sicilia. Nessuno c'era una pagina Facebook come l'abbiamo noi, ma non perché siamo bravi, gli pubblichiamo tutto quello che facciamo. Ora cosa voglio dire? Non è che il risultato del 9% è un segnale di sconto, è soltanto l'inizio. Se domani noi diremo ai cittadini e non ci siamo riusciti per problemi organizzativi, vi prendo una bilancia, vi faccio la tariffa puntuale e gli dico al cittadino X: ti peso il rifiuto, lo fanno a Trapani, non lo fanno a Milano o a Padova. A Trapani fanno lo sconto sino al 30%. Attualmente noi paghiamo lo scotto, che siamo scesi da maggio dal 40 al 24,8, perché il flusso turistico, diciamo dai vini, il fine settimana, non possiamo intercettarlo. Però una cosa ve la voglio dire: i lidi non la fanno a raccolta differenziata come dovrebbero farlo, ma quest'anno siamo riusciti a garantire la pulizia. La stagione balneare l'anno prossimo si deve organizzare in questo paese civile e turistico. Queste attività o pagano il triplo o fanno la differenziata pure quando respirano la mattina, perché è inconcepibile che noi raddoppiamo, quasi triplichiamo i quantitativi a causa di una fascia costiera che ci manda in tilt, non il servizio, perché è sempre super pulito il paese. Però io non posso scendere di 15 punti percentuali a causa di 15 attività. Ora, per fare il quadro della situazione, per 3 mesi si è parlato solo di rifiuti. Io la giudice di pace ho detto: se qua chiudono non ritorno, e l'abbiamo fatto. Ora riuscire a fare la gara, avere 5 ditte, tutte queste situazioni non è un miracolo, perché io vedo gli altri, fino a ieri è venuto il comune, non voglio dire il nome perché non è giusto, ma sono venuti decine di comuni a cercare di copiare. Ma qua non si copia un modello d'alloggio al domani, qua c'è una collettività impegnata, dal sindaco al vice sindaco al consigliere palazzo, a tutti i consiglieri, ma tutti i cittadini hanno risposto rispettando le regole. Però il 9% è un segnale. Noi lo sconto glielo dobbiamo fare a quelli che la fanno la differenziata, se gliela pesiamo la rifiuti. Non lo possiamo fare se non la pesiamo, lo dobbiamo fare a tutti. Noi ci abbiamo messo la faccia, però funziona solo perché noi la controlliamo. Non è che Angelo Mannino e io lo controlliamo l'operaio, noi controlliamo chi la fa, chi non la fa, chi dimentica, chi fa. Fino a ieri sera c'è un ingombrante, noi cerchiamo di ritirare tutti i servizi fatti bene. Quei quantitativi non sono il record, perché ci è venuto in Repubblica a dirci il miracolo Sky, neanche una cartaccia. Noi non siamo stati bravi, noi abbiamo fatto l'ordinario, solo che passiamo via eroi tutte queste cose a causa degli altri che non fanno il loro dovere. Perché io sfido gli altri comuni a dirci che loro non lo vogliono fare perché è colpa del 191. Io aspetto i risultati di Terrasini, che sta facendo un centro comunale mobile, e aspetto i risultati di Canini, che partirà il 15 agosto. Io, per il rispetto che ho per le comunità limitrofe, mi auguro che Capaci diventi come noi, perché siamo un muro virtuale. Io Canini ho delle perplessità perché è enorme il territorio, però per concludere questo intervento, l'auspicio è quello che le persone sappiano che possono risparmiare. Poi si vive in un posto pulito, è meglio per tutti. Io penso alla montagna dei rifiuti che c'erano i 191 l'anno scorso nel mese di luglio, non me lo voglio neanche immaginare. Però vedere nel fine settimana il paese affollato è un risultato per tutti. Non c'è maggioranza opposizione, è un risultato dei cittadini, che se non c'è la volontà politica noi parleremo per nulla. Io e Milano siamo bravissimi solo in questo contesto, perché andare in altri comuni non ce l'avrebbero fatto fare. Ora possiamo discutere di tutto, però se le attività commerciali, soprattutto i cittadini, non sono consapevoli dell'importanza di vivere in un paese civile, che è quello che rispetta le regole. Io lo capisco che c'è gente che si lamenta perché ha preso la multa da 25 euro, però voi capite che le telecamere messe e vigilare tutti i giorni fino alle 7 i cassonetti vuoti è un segno di civiltà. L'anno prossimo possiamo rilanciare ulteriormente, però non siamo noi a Ragusa dove già facevano il 40%.
non siamo al nord, noi siamo partiti da zero e sfido chiunque a raggiungere i nostri risultati. Questo è esagerato. Bravo.